Con me facevi tanto la preziosa e invece andavi pazzo per i pezzi d'antiquariato, perché anche tu c'hai la tara in testa, svergognata. Oh, oh, quando ce l'ho, ce l'ho. Ma tu guarda. No, sono la signora Sartori. Filippo e Carmen. Carmen e... Filippo. Carmen, ma tu ci vedi? È così? È così, dimmelo. Ma è successo così, all'improvviso? Non ci posso credere, Carmen, è fantastico. È meraviglioso. Ma non fai salti di gioia? Ma scusa. Ricominci a vedere e che fai? Ti metti a guardare allo specchio il vestito di Angela? Perché non mi hai chiamato subito? Filippo. Scusa, ma il neurologo non aveva detto che per il momento non c'erano speranze? Forse si è sbagliato. Ma la cosa importante è che adesso ci vedo, no? Sì, certo. E allora perché fai quella faccia? Niente. Carmen, c'è qualcosa che non mi hai detto? No, Filippo, no. Carmen, mi stai mentendo? Io volevo dirtelo. Dirmi cosa? Che non è successo oggi. Allora da quant'è che ci vedi? Mamma mia, che... Ma mi fa proprio male. È rimasto il segno, guarda. Tu rispondi? C'era l'equivoco. E poi bastava che Teresa mi dicesse: guarda che io tengo queste persone a casa che sto ospitando. Me lo diceva, informava, che ci voleva tanto. Ma si è chiarito, no? Sì, vabbè, ma le allusioni che ho fatto, insomma, la mancanza di fiducia, e quelle restano. Quindi quella Teresa si è offesa a morte con me. Ma te, qua con le donne bisogna fare molta attenzione sia a quello che dici che a quello che fa. Prendi Lidia, per esempio, quella mo è ancora risentita per il fatto del pranzo che le ho intossicato. È una persona così casta, così buona, riservata. Lidia? Teresa! La dico io, poi è così imperdonabile quella. Non lo so, te, quella per ora continua a farmi la guerra fredda. Ogni occasione è buona per rinfacciarmi sto fatto del pranzo. Intanto che si lo fa? Troppi errori, troppi errori. Intanto, non si decide, non si decide. Qua so io quello che si deve decidere. Il problema è che con Lidia, diciamo, c'è un sacco di cose in comune. Però Barbara è proprio bella, tu l'hai vista o no? Guido, ma che stai dicendo? Che questo è il nostro problema. Ci piacciono due donne e non riusciamo a deciderci. Bello per te, che due donne? Adesso parlando di noi uomini in generale, che quando decidiamo poi una delle due sta male. Noi per il momento sta male Teresa. E a me Lidia, vedi che siamo nella stessa barca. Ma qua barco, qua stessa barca, tu stai in alto mare. Il mio problema è diverso. E vuoi sapere qual è il tuo problema? È che ti senti sempre al centro del mondo, capisci? Sei egocentrico. Io? Metti sempre avanti questo io. Ma perché non fai una cosa ogni tanto, provi ad ascoltare gli altri, Ti ho fatto una domanda, Carmen, aspetta! Ti prego, alzami. Rispondimi, Carmen. Da quant'è che me lo tieni nascosto? No, per favore, no. Dimmelo! Un mese. Cosa? È successo un mese fa. E tu per tutto questo tempo hai avuto il coraggio di dirmi? No, Filippo, no, ti prego. Tu non hai preso in giro soltanto me, ma tutti noi! Ci hai raccontato un mare di bugie, Carmen. Ma come hai potuto fare una cosa del genere, Carmen?
Come hai potuto soltanto pensarla? Ti prego, lasciami spiegare, ti prego. Ma cosa? Cosa mi devi spiegare, Carmen? Noi stavamo qua a preoccuparci per te. Tu che razza di persona sei? Se proprio lo vuoi sapere, in quel giorno quando mi tornò la vista io ero così contenta che la prima cosa che pensai fu: adesso glielo vado a dire subito a Filippo. Allora sapevo che era andata in clinica dell'Onora e sono venuta a cercarti lì. T'ho visto. Ti ho visto nella sua stanza, sul suo letto che te lo abbracciavi come fa un innamorato. Ma che dici? Io lo so che non ti è uscita dalla testa. Che altro potevo fare? Tu avresti potuto... Me ne sono scappata. Ho capito che solo se mi stavo zitta non ti perdevo. Tu metti sempre a lei, figlio. Sei ancora innamorato di lei. È così o no? Vieni, Rolly, vai. Vieni qua, vieni qua. Vai, scatenati un po' anche tu, vai. Ciao. Ha detto Simone che devo stare qua perché mi deve dare una lettera. Ha detto Simone, perché non viene lui a portartela, scusa? Perché si vergogna. Ah, ho capito. Rossella, questo è per te da parte di Simone. Ma scusa, fammi un po' capire, cioè è una cosa seria con questo Simone? Cioè tu sei fidanzata, io non ne so niente? Non siamo fidanzati. Ah sì? Mm. E questa bambina che è praticamente la tua fotocopia e questo cane che è il sosia di Rolly, eh? Simone è molto bravo a disegnare, anche gentile. Ai. Va a vedere che sto perdendo il primo posto nella classifica dei preferiti. Sentiamo un po', chi è adesso al numero uno? Simone? Simone è il secondo. Ah, davvero? Grazie, grazie, sei molto carina. Prima c'è Rolly. Ah, sì? Allora io sarei solo il terzo. Fammi rispondere al telefono che è meglio, va? Pronto? Sì? Aldo, scusa, non ti sento. Rolly. Sì? Rolly. No, ci sto lavorando, eh. Perché scusa, no, mi avevi detto che ti... Vieni, ti andava bene pure fra una settimana, che non c'era fretta. Non correre. No, Aldo, non dicevo a te. Vieni, Rolly. Vabbè, d'accordo, sì, allora. No, ce l'avrei pronto sul tuo tavolo domattina. Sì, va bene. Scusami, Aldo. Ti devo lasciare. Ok, sì. Ciao. Rossella? Perché ti sei tenuta tutto dentro? Non ne potevamo parlare. Sì, le chiacchiere. A che servono? Io la verità ce l'avevo davanti agli occhi. Cioè, hai capito? Io finalmente ti potevo vedere di nuovo e tu stavi insieme a lei. Tale quale a prima. Io mi guardavo e mi sentivo sola. Imbrogliata. No, ma non imbrogliata, che mi ero illusa. Che era una poveretta che si è fatto un figlio. Mi dispiace. Il fatto è che... Ascoltami. Eleonora è stata la mia prima donna. E io l'ho amata tantissimo. E forse è vero, ancora adesso provo qualcosa di forte per lei. Ma se c'è una cosa che ho imparato, è che la vita va avanti. Si cambia, si matura, non si vive di soli ricordi. E poi sei arrivata tu. Ed è con te che ho cercato di costruire qualcosa. Qualcosa che mi desse la possibilità di crescere. Carmen, io insieme a te ci stavo provando sul serio. Con te mi sono lasciato andare, ho scoperto delle sensazioni nuove, delle emozioni bellissime. Ti chiedo scusa, Filippo, mi dispiace. Ti prego, dimmi che mi perdoni. Allora tu non capisci. Non capisci. Carmen, tu hai fatto a pezzi la nostra storia. Ma come? Carmen, tu mi hai mentito, mi hai ingannato su una cosa così importante. Ma ti giuro che non lo faccio più. Io proprio non ce la faccio, mi sento svuotato. È l'unica cosa che provo per te, Carmen. Una grandissima delusione. Ma ti ho chiesto scusa, ho detto che non lo faccio più. Mi dispiace, Carmen. È finita. Arrivo! Nonna, ma sono bellissime!
Ma veramente? Mi scusi, l'avevo scambiata per un'altra persona. Comunque grazie lo stesso. No, ma queste fiori sono di Teresa. Ah, per Teresa. Beh, lei in questo momento non c'è. Ma lei non è il collega di Guido? Sì. Noi ci siamo conosciuti in un'occasione del... Sì, ma adesso ci ritroviamo in una circostanza molto più gradevole. Beh, ma al momento che Teresa non c'è, casomai io torno più tardi. No. Resti. Va bene, ma non vorrei disturbare, veramente. Ma che disturbo, anzi, così assaggia il moro del guandule che ho appena cucinato. E il moro di che? Il moro del guandule. Allora, riso, latte di cocco e guandule. Ah, e i guandules che cosa sono? Sono dei legumi tipici domenicani di Santo Domingo. E si trovano anche quei, però si possono trovare anche nei negozietti di prodotti speciali. Beh, io veramente non ho appetito, allora... No, resti, non faccia il timido. Gli assaggi? Aspetti, Assaggi, non assaggi, è che c'ho proprio molto... C'hanno un profumino, no, assaggi. No. Allora? Aspetti, ci penso io, aspetti. Fuori, forza. Forza, chiamalo. No, non ce la faccio. E invece lo devi chiamare. Per favore. D'accordo, lo chiamerò io. No, va bene. Quel poveraccio se ne è fatta quasi una malattia. Papà, ciao, sono io. Bene. Senti, ti devo dire una cosa. No, è una buona notizia. Papà, io ci vedo. Sì, mi è tornata la vista, come prima. No, non ti muovere, che vengo io da te. Poi non ti dà fastidio se mi fermo per un po'. Ti prego, mamma, non piangere, dai. Sì, anch'io piango di gioia. Sì, pure lui. Però non possiamo festeggiare perché c'è molto da lavorare. E poi voglio abbracciarti. Sì, sì, sta qui. Ci vuoi parlare? Vuole parlare? Sì, pronto. Signor Catalano. Sì, è certo che sono contento. Va bene. A presto, arrivederci. Filippo, io ti amo. Ti prego, non mi lasciare, non ce la faccio senza di te. Non ti prego, non chiedermi niente adesso. Ho bisogno di tempo. Allora, questa fasciatura la devi tenere soltanto per pochi giorni. Ma ti fa ancora male? Un poco. Sto tranquillo, non ci sono fratture. No, è soltanto una distorsione del lieve entità. Non ho male. Gli ho dato un analgesico, un antidolorifico, molto leggeri. Ma è soltanto per precauzione, per sicurezza. Non c'è niente di grave. Grazie, Ornella, grazie. E tu, signorina, ma lo sai che sei stata proprio brava? Non hai versato neanche una lacrimuccia mentre ti facevo la fasciatura. Si merita un premio, Diamo un po'. E voilà! Grazie! Allora è passato lo spavento? Eccomi! Ciao tesoro, come stai? Tutto a posto, è solo una lieve distorsione, niente di... Meno male, mi hai preso uno spavento. Qui che cosa abbiamo? Ah, tatam! Questo è per te. Grazie! Beh, io devo proprio andare. Ciao signorina! Ciao! Con questo ci giochi insieme a Rolly, Rolly! Oddio, Rolly, me lo sono dimenticata, la città della scienza! Ah, grazie. Veramente grazie. Secondo me gli è andato un guandule di traverso. Ma può capitare. Meno male. Meno male che ci stava lei qua. Beh, ho fatto solo quello che si fa in quel caso. Ma mi sono sbloccato subito. È stato come una magia proprio, subito. Non è una magia, è la manovra di Heinrich. Ah. Ma lei che vive in Urbano la dovrebbe conoscere, no? Come io non conosco la manovra, che mi sfugge a volte le cose che si... Ah, mamma mia.
Però non ho capito bene come si fa. Non ho capito. Allora, è molto semplice. Guardi, io mi sono messa dietro le sue spalle e poi ho messo le braccia sotto le sue ascelle. Sì, sì. Poi con la mano chiusa a pugno, che poggia qui, con il dito, insomma, col pollice in su che tocca il petto, poi con l'altra comprimo, con la mano sempre chiusa a pugno, comprimo in su, sì. Così. No, forse mi sono perso. Venga, gli faccio vedere. No, vabbè, ma non è il caso. Venga, venga, venga qua. No, non è il allora, caso. Si volti così, braccia così, così. Ma è strano che questa manovra non la conosce, è una delle prime che si insegnano, eh? Veramente, è vero che sono così, così anziano, però sono inesperto su queste cose. Così. Ma che state facendo? Teresa, non è come credi, ti spiego tutto. Ah, davvero? Io capisco, ci siamo mossi giusto in tempo, occhio per occhio, dico bene? Ma che sta dicendo? Lei mi stava spiegando una posizione nuova. Ma vergognati, le dici pure queste cose? Ah, no, 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 è stato lui ad insistere, eh? Ma che cosa dice che insistere? Ma quando mai? Ma che... non è vero. Ma ti vuoi mettere scorno? Questa ragazza potrebbe essere tua figlia. Anzi, no, che dico? Tua nipote. Teresa, boh, basta, non esageriamo, che nipote? Te l'ho spiegato e mi devi credere. Io mi stavo pensando se era bloccato qua un gremlin sulla... come si chiama? Allora lei mi ha fatto vedere la manovra di Ulrich. E che diavolo? Ma non lo capisci mai quando uno scherza. Come no? Io l'avevo capito che stavate scherzando, da mo'. Vabbè, io vado a portare questa qua in cortile, va? Oh, Dio. E se mai vado a farmi il giretto. Ciao! È una notizia stupenda, io non ci posso credere, tu così lo dici. Ma quando è successo? Raccontaci. Prima. Carmen, sono troppo contenta. Giusto in tempo per il matrimonio, Carmen. Lo sai, è un regalo bellissimo. A proposito del matrimonio, guarda qua. Ti piace? Ha preso un po' troppo scuro? No, no, è bello. Farai un figurone. Ehi, tutto bene? Magari devi ancora abituare. No, no, sto bene. Sei sicura? Sì. Carmen, scusa, ma quella borsa è tua. Devi partire. È mio padre che ha insistito. Vuole che vada a stare un pochino da lui. Devi andare proprio oggi? Ma no, scusami, rimanda, no? Così stasera festeggiamo. Ah, questa la porto di là. No, no, qui lascia stare. Ma come no? Dai, Filippo, diglielo anche tu. Ragazzi, volevo andare. Dai, ti accompagniamo noi. No, no, non c'è bisogno. Vieni a prendermi io e mio padre in cortile. Ci fatti tu, ma ci vuoi dire che sta succedendo? Rolly! Rolly! Scusate, per caso avete visto un cucciolo di cane, un dalmata? No, vabbè, grazie. Rolly! Anche voi, non è che Rolly! Per caso avete visto un cane, un cucciolo... Niente, ho guardato dappertutto. Non neanch'io, di come si può essere più idioti? Cioè, dimenticarsi di un cucciolo di cane, io non lo davvero, so. Davvero, tu stavi pensando a Rossella che stava male, dai, può capitare. Ecco, forse la hostess sa qualcosa. Salve, si ricorda, ci siamo visti prima. Sì, il padre di Rossella, mi dica. Ecco, avevamo un cane, un cucciolo, io e la bambina. Non è che per caso l'ha visto da qualche parte? No. È un dalmata, è quei cani bianchi con tutte le macchie nere, è presente? Sì, del cane mi ricordo, ma l'ho visto con voi prima, mi spiace. Niente. Scusi! Sì? Non è che per caso si può mettere un annuncio di smarrimento in una bacheca da qualche parte? Sì, certo, prendo un foglio così lo scriviamo. Grazie, grazie. Prego. Comunque, dai, non ti preoccupare, Rolly ha il tatuaggio sull'orecchio. Vedrai che qualcuno lo ritrova e ce lo riporta. Ma pensa come ci rimane Rossella, lo sai quanto è affezionata a quel cane, no? Lo so. Che faccio, te lo levo o ne vuoi ancora? No, 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 lo toglio. Scusa, ma che stai dicendo? No, dico è buono, basta così, ne ho mangiato assai. Sai che ti dico però, la ragazza è brava in cucina, eh? Appena l'ho visto col piatto non è che mi ispirasse tanto. È perché tu sei come molti. Ti fermi alla prima impressione. Ah, ho capito, Teresa. Ti chiedo scusa.
Ti chiedo scusa veramente perché giù a Vulcano ti ho detto delle cose brutte, sono stato superficiale e caffè. Vabbè, questo lo so, però certo che tieni una bella fantasia, eh? No, ma io veramente ti avevo portato un mazzo di fiori di vesto. Però poi mi sono nervosito perché ho sentito quello di là e allora io l'ho buttato. E poi dopo ho pensato che poi in fondo le rose sono sempre le rose, no? No, ma io non mi riferivo ai fiori. Io dicevo, ma come ti è venuto in mente che io potessi interessarmi ad un altro uomo? E perché no? Ok, ma tu mi hai guardato bene. È proprio perché ti ho vista. So che ci possono essere tante persone, tanti uomini che si possono interessare a te. Ma fammi piacere, va. Beh, dico, se non è la Cifarillo, che proprio non era il massimo Cifarillo, sa quanti uomini invece si possono interessare, ti possono corteggiare. E allora? E allora tu sei una donna affascinante, interessante. Teresa, tu sei desiderabile. Ah no, Otello, io ti voglio bene, però torniamo sempre sullo stesso punto, scusa. Te l'ho detto, non sono pronta. Vabbè, allora quell'argomento non lo tocchiamo più. Vuol dire che io sarò così buono, buono, tranquillo, tranquilla, ad aspettare. Però tu ti devi convincere che per me tu sei una donna bellissima. E la prima persona che se ne deve convincere sei proprio tu. Solo Selina vedrai che Rolly sentirà la tua mancanza e tornerà subito a casa. Fanno così tutti i cani, sai? Se qualcuno l'ha visto se l'è portato via. Ah, beh, certo, non lo invidio proprio. Insomma, Rossellina, parliamoci chiaro. Insomma, il tuo cane sarà pure carino, però mastica di tutto. Bisogna portarlo fuori 3 volte al giorno, sporca dappertutto, puzzare. Beh, insomma, non si può negare che puzzi. E alla fine è anche un po' fastidioso, non ti pare? Mamma? Sì? Come al solito stai parlando a sproposito. Ah! Senti, perché non vai a preparare un bel gelato a Rossella? Sì, ma io stavo solo dicendo la verità, per sai? Per favore. D'accordo. Grazie, grazie tante. Non l'avete trovato? Amore, purtroppo ancora no. Però abbiamo messo cartelli dovunque, con la fotografia di Rolly e il numero di telefono, per cui se qualcuno lo dovesse trovare, stai tranquilla che ci chiama immediatamente. Ecco qua il gelato. Proprio questo gusto dovevi scegliere? Ma che cos'è che non va? È stracciatella? Ecco, appunto, bianco con i puntini neri. Ah, allora ditelo che vi piace trovare il pelo nell'uovo. È colpa mia, l'ho lasciato solo e se lo sono rubato. Amore, ma che dici? Ma non è colpa tua, nella maniera più assoluta, non è colpa di nessuno. Sono cose che possono succedere, anzi, semmai, se c'è qualcuno che ha un po' di colpa, quello sono io, perché non sono stato attento. Amore, ascoltami, io ti prometto che continuerò a cercarlo insieme ad Elena e ti assicuro che lo porteremo a casa, da te, ok? Sì. Ci credi a papà? Vieni qua allora, vieni, abbracciami e stai tranquilla, che in pochissimo tempo Rolly sarà di nuovo a casa nostra, mm? Ok? Ecco qua, così sta proprio bene, eh? E allora me ne vado? Vai, Otello, vai. E un bacetto non lo merito. Ciao! Emilic! Però simpatico, Complimenti. Grazie, complimenti anche a te per la tua cucina, eh? Ha fatto colpo. Lasci, ci penso io. Vabbè, allora io vado a riempire la lavatrice, eh? No, l'ho già fatta. Ho anche steso i panni. Ah, e che cosa ci resta da fare più? Non doveva finire di leggere il suo libro? Barbara, guarda che io finisco con l'abituarmi, questa cosa. Allora ci si abitui pure. Penso che sia il minimo che possa fare per lei. Piuttosto, mi dica quando la mia presenza ingombra, Ma quando mai? Non ingombrate niente, io ho solo piacere di avervi qua. Ma, non so, magari do fastidio, prima magari ho interrotto un momento... Prima? Con Otello? Sì. Oh, ma no! Guarda, io e Otello siamo solo dei compagni. Ah, quindi non siete fidanzati? Fidanzati? E che siamo due creature? No, è una cosa innocente. Ma vi volete bene? Beh, certo, sì. Vabbè, allora qual è il problema? Se due persone si vogliono bene, è normale passare un po' di intimità insieme, no? Normalissimo. In guardia, Franco, ricordati che ti prepara l'incontro piuttosto della tua vita. Auguri un abbraccio ad Angela. Ma chi è? Macek, il mio amico polacco, ti ricordi? Ah, il lottatore, quello con cui hai fatto a botte. A botte, certi cazzotti che tirava.
Mamma mia, anche questo che bel pugno nell'occhio, guarda qui. Vabbè. È una bella veduta sui tetti di Varsavia, eh? È il pensiero quello che conta. E poi si fanno buona compagnia. Beccate sta veduta su Posillo. No, vabbè, c'è anche quest'altro, eh? E allora, vediamo. Perché portiate sempre nel vostro cuore la vista che vi ha fatto innamorare? Aiuto! Chi è questo poeta dell'orrido? Aspetta, post-scriptum. Se Angela cambia idea, io sono disponibile. Dario Campese. Indovinato. Guido. Ti stiamo rompendo? Che cosa? No, dico, ti diamo fastidio? No, è che stavo pensando a Carmen. Cioè, non ci ho capito niente. Vabbè, se gli interessati non si spiegano, non puoi capire nulla. Ragazzi, io ve l'ho detto. Secondo me hanno litigato. Ma dico, a Carmen le è successo quel poco. E lei che fa? Alza i tacchi e se ne va con una faccia appesa. Poi dico, Filippo, poteva dire qualcosa, no? C'è qualcosa di assurdo. Ha ragione. Non era un semplice litigio. Mi sa anche a me. Io non vorrei neanche pensarlo. Ma è ovvio che Carmen e Filippo si sono lasciati. Di sicuro non è stata Carmen. Quella è innamorata pazza. Farebbe di tutto per lui. Era Filippo che aveva un atteggiamento così duro. Sì, deve essere stato proprio lui a lasciarla. Sapete che vi dico? A me lui non mi è mai sembrato davvero convinto di questa storia. Tu dici che hanno chiuso definitivamente?